la bonifica ambientale di una raffineria prevede che all'interno della raffineria ci siano delle soluzioni di continuità tra il terreno e gli operatori degli stati. E questi operatori ovviamente si preoccupano in quanto che oltre al rischio proprio del lavoro avranno anche un rischio aggiuntivo legato ai fattori inquinanti ambientali che possono uscire da questi punti di continuità. E allora l'obiettivo del nostro studio è stato quello di vedere se in una raffineria in funzione questi lavoratori si differenziavano dai lavoratori che erano esposti soltanto ai rischi di raffineria. La raffineria che vedete ha una parte rivolta verso il mare con un lungo pontile, ha una parte di produzione, qua c'è una ferrovia e c'è tutta una parte dove si vende il prodotto e dove stanno altri lavoratori. Le operazioni di bonifica avvengono attraverso un sistema di bioventing con immissione di aria e recupero degli idrocarburi. Poi c'è al di sotto una falda acquifera che da questa zona si sposta verso il mare e c'è tutta una serie di pozzi che drenano, trattano e reimmettono poi l'acqua dei pozzi. Abbiamo preso 15 lavoratori che operavano nel settore della bonifica e 15 che abbiamo chiamato controlli che operavano in altre aree, escludendo quelli che facevano uso di farmaci. E abbiamo studiati andando a individuare indicatori biologici di esposizione, i cosiddetti BEI, cioè di metaboliti di queste sostanze a cui i lavoratori possono esporsi. La società italiana dei valori di riferimento propone anche il benzeno rinario, il benzeno è sempre più tossico di tutti questi, ovviamente avrà più metodi di misura. Per cui io non ho fatto altro che raccogliere le urine di questi lavoratori all'inizio turno, le urine a fine turno e fare le analisi dei cosiddetti BEI. I risultati. Qui in giallo vediamo i controlli, cioè quelli che non operavano nelle aree sede di bonifica, in rosso vediamo gli esposti. Inizio turno lavoro, fine turno lavoro, inizio turno, fine turno. I valori medi, le deviazioni standard. Voglio soltanto far notare che per alcuni parametri là vi è un'ampia deviazione standard. Benzeno urinario e questo è legato a una individualità metabolica e anche a abitudini voluttuarie. L'analisi statistica di tutti i dati dimostra che non ci sono differenze né tra il gruppo di controllo e il gruppo degli esposti, non ci sono neanche differenze significative tra il prima e il dopo. Le conclusioni sono che trattamenti di bonifica ambientale e costo di svolgimento non determinano significative esposizioni ambientali verso gli idrocarburi. Peraltro, ci sentiamo anche sottolineare che, considerata la intrinseca tossicità, cioè il benzene è estremamente pericoloso perché è cancerogeno, è uno dei pochi cancerogeni riconosciuti anche in ambito occupazionale, noi ci sentiamo di raccomandare che accanto al monitoraggio ambientale ci sia anche un adeguato monitoraggio biologico. L'attività di sviluppo di costruzione della direttrice autostradale della Terni Rieti è un territorio difficile perché il lavoro si sviluppa nella zona per esempio della Valderina, dove sono le cascate delle Marmore e dove c'è effettivamente un sito industriale importante che sono le acciaierie di Terni e ovviamente tutto l'indotto dell'acciaieria. Il lavoro anche se in 10 km ha previsto la costruzione di ponti, tre viadotti e tre gallerie per cui è un tratto artificiale. Quando il sito stradale è stato aperto, una di queste gallerie comincia ad affiorare acqua dalle pareti della galleria. È stata richiesta un'analisi, un monitoraggio di queste acque che l'ARPA ha definito contaminate. Si vede per esempio il cromo che ha valori superiori e si doveva agire nel brevissimo ambiente della galleria e salvaguardare la salute di chi doveva andare a lavorare in questa galleria. Ci sono state previste tre diverse fasi.
in una prima fase ovviamente la impermeabilizzazione dei giunti per cercare di convogliare le acque in, e poi successivamente nella terza fase la, lo sgombro del materiale all'esterno del terreno. Chiaramente vedete che è stata coinvolta la medicina del lavoro. Questa rappresentazione sono questi 15 lavoratori specializzati che sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il monitoraggio biologico, cioè la ricerca di determinati contaminanti nei liquidi biologici, quindi vedete i liquidi biologici di esposizione, sono stati ricercati nei doline, in questo caso come arsenico, cadmio, cromo, mercurio, nichel e piombo nel sangue. Ecco qui un po' la tabella che riassume quelli che sono i diversi contaminanti rilevati. E come vedete, per esempio, ci sono valori che sono estremamente bassi, probabilmente al di sotto del limite di regolamento del metodo, e valori alti che addirittura possono superare quei valori limite che vengono designati dalla normativa. E poi di fianco vedete invece l'indicatore biologico di esposizione. Probabilmente qualcuno si immagina che ad ogni sostanza ci sia un determinato indicatore biologico di esposizione, purtroppo non è così. Solo alcuni, per esempio metalli o altre sostanze, possono essere monitorati. E quindi alla fine vedete i dati comunque sono stati buoni, cioè il 100% dei soggetti che noi abbiamo valutato e monitorato nel tempo sono stati tutti idonei e quindi non sono state rilevate alterazioni d'organo tali da farci continuare la sorveglianza sanitaria anche dopo la fine dell'esposizione, perché come vi dicevo gli effetti sono a lungo termine, sia quelli tossici possono essere ma soprattutto quelli cancerogeni. Questo è un aspetto importante dal punto di vista formale, perché è necessario attivare il cosiddetto registro degli esposti oltre alla cartella sanitaria, dove si annotano le principali caratteristiche dell'esposizione e i risultati principali delle nostre sorveglianze. Tutto questo materiale viene poi conservato a livello email per 40 anni, proprio perché il lavoratore potrebbe ammalarsi nel corso del tempo. A livello ambientale ci deve essere un approccio multidisciplinare sia da parte degli ingegneri e da parte nostra, salvaguardare l'ambiente e soprattutto il soggetto, l'individuo.